casa. Un pochino i negozi. Pure qua ci sono un sacco di palazzoni belli però, eh? Buonasera, buongiorno, anzi benvenuti amici di Gabri Channel. Oggi trasmettiamo non in diretta perché internet qua ce n'è poco, da Hammamet in Tunisia. Che facciamo? È una specie di educational, ecco, delle agenzie di viaggio, quindi ho partecipato e andremo a vedere un po' di posti qui e poi stasera si esce, ci si diverte e quindi io cercherò di fare qualche video. Quindi in questo momento stiamo facendo un giro, ecco, appunto qui dove insomma lavorano la ceramica in diversi modi. Infatti adesso vedremo qualcosina, poi andremo a mangiare, di pomeriggio si fa a Medina. A 2 dinari ragazzi, contro il malocchio. Un euro. Messo. Va bene, dico, qui abbiamo quasi completato il nostro giro e quindi tra un po' insomma si va a mangiare. Non registrerò molto perché comunque io penso che la Tunisia sì, è bella, però va vissuta di presenza. Purtroppo nel video credo che non renda al 100%, però vabbè, un minimo lo facciamo comunque. Giusto per gli amici, ecco, per chi segue. I bagni pubblici che facevano arrivare l'acqua. Questo è un campo di golf dove mangeremo, cioè non dentro il campo ovviamente, ospitati dalla struttura che sarebbe quella che vedete in sfondo. Qua. Cioè, ne facciamo un bagno. Dopo pranzo andiamo a vedere questo sito archeologico che vedremo insieme. Più di un secolo e mezzo. Hanno ridotto il territorio delle città, hanno fortificato e più chiese, e più di un monumento ha cambiato vocazione. Addirittura nel periodo bizantino troviamo delle ville. Okay. Allora, quindi io non ho problemi. Vabbè, basta che non ci provano, soprattutto se sono uomini. Anche un omone. Ma
ho ripreso il video. Ehi, fai bene, sai, fa stare tutto bene. Qui siamo nel forte di Hammamet. Adesso vedremo il forte e poi vedremo anche, ecco appunto, Hammamet, la spiaggia, il panorama e tutto il resto. Guarda che è di Messina lei. Sto male questo sole. Ci vuole il video panoramico, non la foto milanese. Ammiriamo questo magnifico panorama che si osserva dal forte di Hammamet. Di nuovo buonasera a voi amici di Gabri Channel. E allora, siamo ad Hammamet, abbiamo visto il forte, infatti ve l'ho fatto vedere, adesso sono qua vicino alla spiaggia e c'è un bellissimo panorama. Ho comprato un ricordino, adesso ve lo faccio vedere se riesco. Ho comprato questo bellissimo cammello, è bello il cammello, della Tunisia, è scritto qui. Ho fatto pure delle foto, ho conosciuto anche delle ragazze grazie al cammello. Il cammello è sempre utile, ricordatevelo, se venite in Tunisia. Stasera ancora bisogna organizzare, vediamo quello che organizzeremo. Adesso vi lascio al panorama. Un bellissimo tramonto. E zona C, quindi Hammamet Yasmin, quindi tutto un villaggio proprio turistico. Hammamet, però c'è un'animazione che vedi dappertutto, veramente pazzesca, quindi per il porto, le terrazze, anche dei ristoranti a sinistra vedete il porto turistico di Hammamet. C'è anche, hanno creato una medina murata proprio con tutti i monumenti caratteristici proprio risalente al periodo musulmano in Tunisia, quindi tutta medina con dentro un complesso proprio, quindi albergo, ristoranti, quindi souk, mercati, appart hotel, quindi una luna park, che piace, no? Sapete, per il turismo locale, internazionale, di tutto. Quindi siamo a Hammamet Yasmin. E allora, buongiorno, buongiorno, siamo al museo di, non lo so, perché ancora c'ho troppo sonno, e niente, stiamo guardando dei mosaici. E adesso una breve visita presso il mercato della Medina, che non si capisce quasi niente di dove c'è scritto. È molto grande, dispersivo, però se hai senso dell'orientamento potresti anche camminarci. Ebbene, stanno già. Siamo praticamente in questo villaggio. Veramente non mi ricordo bene il nome di questo villaggio, per la verità. Quindi dopodiché rientriamo in hotel. Discreta giornata, poi alla fine del viaggio farò un riepilogo, ecco, sulla Tunisia, vi saprò dire qualcosa. Allora, finalmente un posto carino, che ora infatti vi faccio vedere, perché stamattina il mercato si poteva essere caratteristico, però arrivato a un certo punto era un po' rompi palle, e comunque la gente che ti voleva vendere qualsiasi tipo di oggetto, vivente e non vivente, ti rompeva le palle. Qua non è così, qua si sta molto meglio. Buonasera, buonasera, benvenuti amici di Gabri Channel. Allora, siamo sempre sul vlog della Tunisia e oggi vi presento degli amici. Per esempio, cominciamo da questa bellissima amica.
mia. Ciao amica mia. Come ti Ciao, chiami? Ciao Gabri, io sono Ramona e vengo dalla sciocceria. Dalla sciocceria vieni, che fai di bello nella vita? Perché sei qui in mia compagnia? Perché sono agente di viaggio. Come me, quindi siamo colleghi, siamo. Siamo colleghi, sì. Cosa abbiamo fatto di bello stasera? Abbiamo bevuto cosa? Aspetta, eccolo là. Eccolo qua. Cos'è? Non abbiamo bevuto del vino rosso, questo si chiama Magon. Poi abbiamo bevuto del vino rosé, il bianco e basta. Lo verde, e basta, sì, c'è ragione perché sono finiti i colori. E boh, adesso che facciamo? Non beviamo più. Adesso continuiamo. Continuiamo. Tutta la noce. Quindi facciamo after. Poi c'è pure un'altra amica. Ora passo da tutti, non vi preoccupate, da tutti passo. Una alla volta, va. E non è che qua è tutta la camera. Oh, ma quanta gloria, tu sei chi invece? La Molise, la regione che non esiste. No, ma non esiste il Molise, non esiste il Molise. Ma io sono la testimonianza che il Molise esiste. Che c'è di bello in Molise? Tante cose, c'ha. Il Molise vieni, non esiste. Vieni. Cose, il Molise non esiste. Tante cose c'ha, vieni e te le faccio vedere. Ma di che tipo? Va? Culinario, paesaggistico, soprattutto culinario. Culinario, paesaggistico. Cosa mangiamo di bello a casa tua stasera? A casa mia? No, cioè non vado a casa stasera. Vabbè, quando è che andremo a casa tua cosa mangeremo di bello? Ah, è passata Pasqua, quindi sciadini, non te lo posso... Tagliatelle! Vabbè, tagliatelle, dai, ci andiamo sul classico, berrai stasera con noi qualcosina? Certo. Va bene, buona serata, ci vediamo tra poco, ciao, ciao, ciao. Allora, la bottiglia, vuoi farle vedere la bottiglia? Falla vedere. Sì, un sorsettino. Beviamo. Dove sei? Io non ti vedo, cazzo. Eccomi, eccomi. Il passaggio, tipo lo quadro, quello là che sta là, che si tocca lì quasi di dito. E beve. Ora, chi c'è? Ci sono qua altri amici. Per esempio tu, Bento, come ti chiami in bare? Come cazzo ti chiami? Troppi nomi, ti dico solo Alexander. Alexander no, va io li bene. Voglio sapere tutti. Che ti piace fare nella vita, Alexander? Ubriacarmi. Va bene, solo nel tempo libero invece che fai? Questo lo fai come professione, ma nel tempo libero... Io faccio la gente viaggio, ragazzi. Nel tempo libero la gente di viaggio. No, nel tempo... Aspetta, oh, il tempo libero, qual è quell'altro tempo? Lobby. No, il tempo libero. Lavori e poi nel tempo libero. L'altro tempo. Lavori, penso, no? Credo, il tempo eh? Libero e il tempo passato. No, no, il futuro. Tempo libero e tempo passato. Nel futuro bevi. Nel presente bevi, nel passato bevevi. Nel condizionale, nel dubbio bevo. Il condizionale nel dubbio bevo. Insomma, un grande lavoratore, il nostro amico, che passa 24 ore su 24 lavoro. No, io sono serio. Ma lui è un sommelier. Minchia che fai, scherzi, va, non è... Eppure è sommelier, tutte tante cose, va, non è che uno può. Poi, andiamo avanti. No, tu non lo vuoi fatto il video, tu lo vuoi fatto il video. Come non lo hai fatto? È una bella ragazza, non vuoi fatto il video. Minchia, vabbè, sono finiti i cristiani che devono fare il video, va. Però comunque ci rivediamo tra poco e vediamo l'andazzo della serata. Va, tanto qua. Tra poco l'andazzo. Saluta. No, vabbè, no, dai, proprio piano, dai, cioè. Ciao, buonanotte. Minchia, buonanotte, ciao, ciao. Ciao belli. Vabbè, noi ci vediamo domani. Allora, voi dovete sapere una cosa, mi siedo accanto a questa bella ragazza perché appunto è bella, perché se era brutta non dice. Cazzo, se la filava. Sì, cioè, era lo stesso che se la filava. Sì, ma quindi domani sera con i milanesi? Allora, no, domani sera non ci sono i milanesi. Non c'è un caso domani sera. Dobbiamo fare. Parto con voi. Andiamo a Roma tutti quanti. Andiamo a Roma, andiamo alla capitale. Però tu non sei di Roma, tu sei di? Carovilli. Carovilli, quindi vogliamo andare. Provincia di Sesto. Quindi se uno dico per caso vuole cercare una bella ragazza in Italia, se ne può andare a Carovilla. E là una bella ragazza la trova, sarebbe lei. Grazie. Comunque no, sai che. Ma tu sai che i torinesi sono più simpatici dei milanesi. Sì, ma un casino! Molto, molto più simpatici. Minchia, i torinesi sono Zenith! E i milanesi.
No, ah, è milanese. Ma dove andate stasera, i milanesi? A dormire. A dormire, i milanesi. Dai, ma ancora. Seconda stella a destra. Salutare. La roba. Insieme a Wendy. Guarda quella. Insieme a Wendy. Ciao, ciao, ciao. Poi vi racconto, va, ciao. Questa è la Marsa. Lungomare. Panorama. Amore, andi c'è. Queste sono vengono qua perché si la polpetta verde che da noi a Palermo la facevano. Faccio una foto. No, ce la faccio la vedere. Scendi e vai a vedere se ti va il caffè. Apparecchiatura elettronica e telefonini, scusate, è strettamente proibito durante tutto il volo. Signore e signori, vi accogliamo piacevole viaggio. Grazie, deve essere allacciata secondo le nostre indicazioni e dovrà essere ben aderente al corpo. Apparentemente, come tale, il restabile usato di EtnaJet è mangiato in tahta macadicum. Solo su richiesta dell'equipaggio userete il giubbotto di salvataggio posto sotto il vostro sedile. Verte addossatria e tirate il giubbotto. Vada al volo, smirata ira o proposatria per il corso di apparecchio all'SVDP. Appena avete lasciato l'aereo, gonfiate il giubbotto tirando fortemente verso il basso e due piazzi nei rossi. Ida hadata khalil, restabile un bobino, per favore. In caso di non funzionamento, per gonfiare il giubbotto, soffiate dentro i due tubi. Dojado Arbat Mahajo Teore, Esamil MM, Esamil Half, Ishara Dau Iya, Mushahata del Logomare, Cirena Havide Rebbe. Ci sono quattro uscite in sicurezza. Due di voi. Sei decisi di Tierra Gera, Pisa del Mahajo.